la nostra esperienza inizia a giugno 2013, quando apprendiamo di aspettare un secondo figlio. Speravo di avere, insomma, un figlio sano, come desiderano tutti i genitori, e facciamo le ecografie di routine che si fanno durante la gravidanza, fino ad arrivare ad ottobre del 2013, quando scopriamo che la nostra bimba aveva dei piedi torti. Vedendo quella scritta sul monitor, iniziamo ad agitarci, perché non conoscevamo ovviamente la patologia, non avevamo mai sentito parlare di piede torto, e l'ecografo che c'era di fronte a noi ci rassicurò dicendoci che si trattava di piedi un po' strutturini che con dei semplici massaggini sarebbero andati a posto. In realtà, appena tornati a casa, ci mettiamo subito su internet e scoprimo che in realtà il piede torto non è una sciocchezza, ma è una patologia abbastanza seria che, se non curata bene, può anche essere invalidante. E subito entrammo in contatto con dei gruppi di genitori su Facebook, i quali comunque ci rassicurarono con delle esperienze positive e con storie di guarigioni. Mio marito subito chiedesse, insomma, che c'era questo dottore spagnolo che aveva inventato appunto il metodo consigli di dottor Consigli, che con l'utilizzo di apparecchi gessati e l'uso del tutore fino a 5 anni garantiva la guarigione vicina, insomma, al 100%. Decidemmo per cui che il nostro percorso sarebbe stato il metodo Consigli. E nel frattempo facciamo la miocentesi con analisi CGH di cariotipo molecolare che, per escludere la presenza di altre patologie che spesso sono correlate al piede torto, e fortunatamente da qui si disse che la bambina era solo dei piedi torti, e quindi la nostra attenzione si spostò soltanto sui piedini. Allora, la prima difficoltà che abbiamo avuto nella ricerca nella nostra città è che comunque c'era una scarsa conoscenza proprio della patologia, quindi sia da parte del ginecologo che dei pediatri non sapevano bene cosa significasse piede torto, e quindi anche per quanto riguarda il metodo Consigli qualcuno lo conosceva soltanto di nome. Ma in realtà ci parlavano di gessi, vabbè, se ne erano gessi, però da mamma si usa, avevo letto il manuale, mi accorgevo che non si trattava di metodo Consigli, ma che c'erano parecchie modifiche. Quindi scoprì anche che erano in realtà pochi i medici in Italia che applicavano correttamente il metodo Consigli, e decidemmo di spostarci, che purtroppo qualche sacrificio in più, verso un'altra città, non dico il nome del dottore perché la persona molto umile che è, questo di non dirlo, comunque ci siamo spostati verso un ospedale del sud che è ormai diventato centro di raccolta di tutti i bambini del sud Italia. Che Bari, perché Bari? Per caso è Bari. Vabbè, ormai, vabbè, dottor D'Addetta, il quale ringrazieremo fino alla fine dei nostri giorni, e niente, vabbè, quindi alla fine il nostro percorso è iniziato lì, a 5 giorni di vita, abbiamo applicato il primo gesso. Prima del primo gesso abbiamo fatto un'ecografia anche in bacino, un elettrocardiogramma, visita genetica per appunto rassicurarci sulle altre patologie. Siamo passati al primo gesso e ne abbiamo fatti poi 6. Dopo il sesto gesto, perché la nostra bimba aveva un piede torto bilaterale di sesto grado, idiopatico, perché non c'era nessuna origine genetica né storia familiare, insomma, nella nostra famiglia non c'è nessuno col piede torto. Quindi abbiamo fatto questi 6 gesti, dopodiché abbiamo fatto un'autenotomia intercutanea con mascherina, profumata dietro al pallone. E dopo insomma, il sesto gesso, dopo la tenotomia, scusate, abbiamo applicato quest'ultimo quest'ultimo gesso di 3 settimane, e poi finalmente abbiamo avuto dei piedini perfetti, uguali a tutti gli altri bambini. E allora,
sappiamo tutti insomma quali sono i tempi di manuale del manuale Consigli. E sappiamo tutti l'importanza del tutore e dei controlli per quanto riguarda insomma la recidiva, che è un problema che mi sta molto a cuore. Allora, mia figlia per fortuna ha avuto la fortuna di portare il medico giusto e di iniziare subito bene grazie al metodo Consigli, ma tanti bambini, quanti genitori non vanno su internet a cercare quale sia la cura migliore. Quindi non tutti hanno la fortuna di incontrare il medico giusto e di iniziare bene. Non è mai tardi per iniziare con il metodo Consigli. Io spero che ci sia sempre più collaborazione e sinergia tra i genitori e i medici, perché non è che qui si sta a criticare il lavoro degli ortopedici, ci deve essere sempre collaborazione tra ortopedici e genitori, quello è importante. Noi siamo stati fortunati, ringrazieremo sempre il dottore e quando avremo bisogno di essere rassicurati cercheremo l'assicurazione del dottore. La nostra speranza è che il metodo Consigli sia diffuso in tutta Italia, perché è insomma incredibile come sia diffuso negli altri paesi più poveri e qui in Italia no. Ringrazio tutti e ringrazio sempre il dottor Consigli e il dottor che ha curato mia figlia. Scusate per l'emozione, ma sono molto agitata, non so, forse per la corsa, per il caldo e perché è comunque un giorno importante. Spero di essere stata all'altezza.